Grazie Presidente, non posso non parlare anche io della Romonza dopo i fatti di questa mattina. Farò ora un breve riepilogo degli ultimi passaggi dato che riguardano direttamente la nostra amministrazione. Personalmente sono mortificato per come l'amministrazione si è rivolta al Comitato. Il Comitato per l'interramento della Romonza lotta da oltre 5 anni per il diritto alla salute proprio dei propri concittadini, una lotta costruttiva che ha portato all'elaborazione a titolo totalmente gratuito di un progetto alternativo. Qui mi soffermo perché il Comitato cittadino non è contrario alla Romonza, è contrario a questo progetto e insieme ai suoi esperti ne ha realizzato uno alternativo. Quello appunto dell'interramento della strada al posto della costruzione della sopraelevata. Mercoledì scorso si è svolto l'ennesimo incontro tra sindaci dei comuni interessati a Paderno Dugnano, la cittadina maggiormente interessata dall'opera. A questo incontro era prevista anche la partecipazione dell'assessore Maran, che però ha declinato l'invito 5 ore prima dell'inizio tramite mail. A causa di questa assenza, il giorno dopo, sono stati i cittadini ad entrare nella casa dei milanesi, qui in Consiglio Comunale, alla ricerca di un incontro a cui il Comune di Milano sembrava sfuggire. L'incontro con noi capigruppo milanesi ha rivelato quanto questa Assemblea, che dovrebbe essere sovrana, fosse invece all'oscuro delle decisioni della Giunta. In quell'occasione, però, i cittadini hanno ottenuto di riallacciare i rapporti con l'assessore Maran, il quale ha rinviato i cittadini a un appuntamento telefonico con Falonieri, numero 2 di Expo, che però non c'è mai stato. Al posto della telefonata attesa è arrivato invece l'annuncio lapidario dato da un semplice funzionario del Comune di Milano al tavolo della conferenza dei servizi di questa mattina, che ha riportato testualmente: Milano ha già depositato agli atti il parere favorevole all'opera. Con questo voto il Comune di Milano sottoscrive l'ennesima opera contro la volontà e la salute dei cittadini. Perché si ricordi di cosa stiamo parlando, si tratta della realizzazione di un'autostrada che nel punto di maggior impatto conterà 14 corsie affiancate a cielo aperto, in pieno centro abitato e nei punti più critici a 10 metri dalle case, con ponte strallato altro 40 metri, in corrispondenza di Paderno Dugnano, su cui è previsto il transito di 220.000 veicoli al giorno. La sua costruzione coinvolgerà in totale 6 comuni, 5 di loro hanno dato parere assolutamente negativo, deliberando nei relativi consigli comunali il progetto del Comitato. Solo Milano ha detto sì. Forse siamo troppo grandi per curarci della salute dei nostri cittadini, forse dovremmo imparare qualcosa dalle amministrazioni più piccole. A me dispiace che il sindaco sia uscito dall'aula durante questo intervento, perché speravo in una sua risposta. Spero ancora di averlo entro la termine di questo punto dell'ordine del giorno e in caso contrario non ho dubbi che i cittadini di Paderno verranno a prendersela una risposta del sindaco. Grazie. Grazie consigliere Calese.